La produzione di cui vi parlo oggi è il castello di Barba Blu di Béla Bartók. Vedo già nei vostri occhi uno sguardo interrogativo. Che cos'è il castello di Barba Blu e soprattutto, ma chi è Béla Bartók? Effettivamente non è tra gli autori che siamo abituati a sentir nominati nei grandi titoli di opere liriche che siamo abituati ad andare a vedere nei teatri. Non è Verdi, non è Rossini, non è Puccini. Eppure è un grande compositore. È nato nel 1881 in Ungheria e Bartók appartiene a quella schiera di compositori che verso la fine dell'Ottocento iniziarono ognuno, in base alla propria nazionalità, a lavorare su una musica che contraddistinguesse il proprio essere ungherese. Nascono quelle che sono chiamate le scuole nazionali. I compositori ci tengono a sottolineare con le proprie note la loro appartenenza nazionale. E così Bartók non è solo un compositore, è anche un etnomusicologo. Che cos'è un etnomusicologo? È un musicista che si occupa di recuperare le tante arie popolari che esistono e che vengono tramandate normalmente attraverso i canti, non vengono scritte. Ed ecco che molti dei suoi lavori saranno figli di queste sue ricerche. Lui andrà a registrare i canti popolari della sua terra. Siamo nel 1910 ed è proprio questo l'anno in cui Bartók conosce e incontra Béla Balázs, colui che scriverà il libretto del Castello di Barba Blu. Ed è proprio in quest'anno che Balázs sottopone quest'idea, questo libretto, a due compositori che erano molto amici tra di loro. Bartók appunto e Zoltán Kodály, altro grande compositore. Sarà nell'anno successivo, ovvero nel 1911, che Bartók avrà l'occasione per mettersi a scrivere il Castello di Barba Blu, perché il Ministero delle Belle Arti ungherese bandisce un concorso per opere liriche, a cui Bartók parteciperà proprio con quest'opera, un atto unico, che dura una cinquantina di minuti, sul libretto di Balázs, il Castello di Barba Blu appunto. Bartók non vincerà questo concorso, anzi, la commissione indicherà questo come un lavoro ineseguibile e dallo scarso valore estetico. Dobbiamo aspettare il 1917, anzi, il 1918 per vedere la prima del Castello di Barba Blu, ma il 1917 è un anno molto importante perché sovrintendente del Teatro dell'Opera di Budapest è un italiano, Egisto Tango, romano, uomo cosmopolita, uomo molto aperto e dalla grande forza innovativa. Ed è proprio Tango che commissionerà a Béla Bartók nel 1917 il suo balletto Il Principe di Legno, che avrà un grande successo, che permetterà a Tango l'anno dopo di riproporre Il Principe di Legno, accostando però allo stesso titolo anche appunto Il Castello di Barba Blu. Ed è proprio nel 1918 che quest'opera vedrà la prima, molti anni dopo l'anno in cui era stata scritta. Dunque pareva che le sorti del Castello di Barba Blu potessero essere floride, ma nel 1919 in Ungheria succede qualcosa di importante dal punto di vista politico. E si instaura il governo di Miklós Horthy, che inizierà una vera e propria censura nei confronti di opere troppo innovative, troppo aperte. Ed è uno dei motivi per cui dovremo aspettare veramente molti anni per rivedere in scena quest'opera, che è un'opera, come vedremo, interessantissima per vari motivi, non solamente dal punto di vista musicale. Il Castello di Barba Blu è un'opera in un atto. Anche qui parliamo di un'opera tutto sommato piccola, con soli due protagonisti, il duca Barba Blu e Judith, sua moglie. È un'opera, dal punto di vista orchestrale, invece, che ha delle dimensioni veramente enormi. Parliamo di oltre 60 musicisti, che non avremo in buca, utilizzeremo anche qui una riduzione, come per altri titoli di quest'anno, una riduzione che avrà circa 23-25 musicisti. Anche questa riduzione sarà fedelissima all'originale, chiaramente proponendo però dei colori diversi da quelli che aveva proposto Bartók nella prima versione. La storia è una storia noir, diremmo oggi forse una storia horror, perché il sipario si apre sulla sala del castello del duca Barba Blu, che è una sala scurissima, piena di tenebre, un posto gelido, un posto che fa veramente passare la voglia di abitarci. E in questa sala ci sono il duca Barba Blu, appunto sua moglie Judith, che disquisiscono di tante questioni, ma soprattutto di una, il fatto che Judith ha voluto seguire Barba Blu,
per amore, certo, ma all'interno di questo castello buio e gelido inizia a trovarsi male, a non sentirsi a suo agio. Barba Blu racconta a Judith la sua tristezza per l'ostilità che i suoi, sua madre, suo fratello hanno avuto nei suoi confronti e andando via dalle mura del castello. È proprio di fronte a questo dialogo che Judith decide di chiedere che cosa si nasconde dietro alle 7 porte che costeggiano la sala, 7 porte che lei non ha mai potuto aprire e per cui non sa che cosa sia nascosto dietro queste porte. Infiniti sono i dubbi che lei ha, non tanto rispetto all'amore che l'ha spinta a seguire Barba Blu, ma rispetto alle tante dicerie che si sentono in giro. Dicerie, e sarà lei stessa a dirlo ad un certo punto dell'opera a Barba Blu, rispetto al fatto che dietro quelle porte lui nasconda tutte le sue mogli morte o nasconda dei segreti terribili. Ed è con questo meccanismo narrativo che inizia appunto l'aspetto del dramma e del noir e del giallo. Judith è convinta che dietro quelle porte ci possa essere la luce, ci possa essere qualcosa che possa riportare la luce in questo luogo tenebroso. Di fronte alle insistenze di Judith, Barba Blu cede e gli dà il permesso di aprire la prima porta. Ed è qui che si sviluppa tutto il meccanismo narrativo, un meccanismo che porterà Judith ad aprire di volta in volta una porta dopo l'altra e a scoprire segreti dopo segreti, segreti quasi sempre inquietanti. Ma è proprio questo meccanismo che porta a un continuo accrescimento della tensione, vedremo poi anche dal punto di vista musicale. Judith dunque apre la prima porta e si trova davanti qualcosa di terribile, una sala della tortura con delle pareti che grondano sangue da una parte all'altra. Judith chiederà e insisterà per aprire una a una tutte le porte ed ogni volta si troverà di fronte a situazioni diverse, mondi macabri, lugubri che racchiudono misteri, ma vorrà andare avanti per scoprire qual è la verità che si cela dietro a Barba Blu, fino ad arrivare alla volontà di aprire la settima ed ultima porta. Anche qui Barba Blu tenta di dissuaderla, ma lei, come dicevamo, è convinta che dietro l'ultima porta ci siano i corpi, visto il tanto sangue che si è visto finora, i corpi delle mogli precedenti di Barba Blu. E Barba Blu cede, gli dà la chiave e Judith apre la settima ed ultima porta. E si trova davanti 3 donne, non morte, vive. 3 donne vestite benissimo, riccamente addobbate. Saranno le donne, effettivamente le mogli di Barba Blu, che rappresentano la donna del mattino, la donna del meriggio, la donna della sera. E a questo punto Judith capisce il perché del buio, il perché delle tenebre, il perché della mancanza di luce nel castello. Il suo destino è segnato. Lei sarà la donna della notte, la quarta donna, quella che mancava. L'ambientazione del castello di Barba Blu è un'ambientazione medievale, come andava molto di moda all'epoca. E Balázs prende ispirazione da una pièce di Maeterlinck che si intitolava appunto Ariane et Barba Bleu, ma cambia alcuni aspetti della storia. L'altro aspetto tipico di questi primi anni del Novecento è che l'opera che ci troviamo di fronte è un'opera fortemente simbolista. I due protagonisti si parlano, si sussurrano e dietro le parole, dietro la narrazione non c'è solamente una vicenda, ma c'è qualcosa di più. Ogni parola è simbolica, ogni porta aperta rappresenta un simbolo, rappresenta cioè qualcos'altro, rimanda ad una altra discussione, ad un'altra risposta, ad una nuova domanda. Ecco qui dunque il meccanismo delle porte, delle 7 porte che si aprono, ognuna su un mondo diverso. Ecco qui dunque il meccanismo di progressiva scoperta del mistero, del progressivo disvelamento che avviene piano piano durante tutta l'opera. Ma è un lavoro anche che ha a che fare molto con i numeri. 7 sono le porte, esattamente come i giorni della settimana, a indicare la completezza del tempo. 4 sono le donne, la donna del mattino, del meriggio, della sera e della notte, ad indicare appunto la completezza della vita. Tutto in questo lavoro rimanda a questioni più grandi, a domande esistenziali. E anche Bartók, nello scrivere la musica, si avvicina in maniera molto interessante al libretto, costruendo una musica che è esattamente
pensata nello stesso modo. È molto facile costruire la struttura della partitura per Bartok, perché le sette porte danno modo al compositore di costruire sette sezioni ben diverse l'una dall'altra. Quindi dal punto di vista formale tutto si regge, ogni luogo, ogni porta aperta ha una sua consistenza musicale ben definita. Ma non solo, il cammino progressivo dalle tenebre alla luce, di nuovo alle tenebre, che l'opera ha in sé, nella descrizione drammaturgica, viene seguita dal punto di vista orchestrale pedissequamente da Bartok. E quindi ci troveremo all'inizio un'orchestrazione di suoni in pianissimo, molto leggeri, via via che crescono fino a una dinamica molto forte, grosso modo ai tre quarti dell'opera, per poi decrescere nuovamente. Anche dal punto di vista tonale mi rendo conto qui di utilizzare dei termini un po' più tecnici, ma è il caso di farlo e tenterò di spiegarlo in maniera semplice. Anche dal punto di vista dell'utilizzo delle scale e delle armonie, e quindi dal punto di vista delle tonalità utilizzate, Bartok cambia la modalità di scrittura di porta in porta. Ogni porta, ogni luogo utilizza una scala diversa. E le scale sono scelte in base a quanto drammatico, a quanto dramma lui volesse inserire all'interno della narrazione. Quindi ci troveremo nel momento di maggiore luce, quindi nel momento di maggior serenità che poi ripiomberà di nuovo nel dramma, per esempio, una tonalità molto chiara come quella di Do maggiore. Nelle altre sezioni, per esempio, l'utilizzo di scale anche molto diverse come quella esatonale, o d'altre scale non propriamente tonali. Bartok dunque dà luogo a un'opera complessa, molto bella da sentire, veramente aderente al testo, che fa sì che lo spettatore possa fare veramente quasi un viaggio misterico all'interno di un dramma, all'interno di un noir che non racconta solo una storia, ma che quasi ti conduce all'interno di un cammino iniziatico. E la musica è talmente aderente al testo che è in grado ed è capace di inghiottirti all'interno di questa narrazione quasi filosofica. Vedremo questo lavoro in ungherese con i sottotitoli e anche questo ci permette di fare un passaggio ulteriore, di ascoltare come i fonemi di una lingua lontana dalla nostra possono essere anch'essi musicali e come le parole di una lingua diversa diano origine anche a modelli musicali molto lontani da quelli a cui noi siamo abituati. Musicare la parola è veramente interessante, perché a seconda della lingua cambia il tipo di musica che ne esce, perché ogni lingua ha in sé una musicalità. L'italiano ha in sé una musicalità veramente diversa dall'ungherese ed è normale che avvicinarsi, mettere in musica la lingua ungherese porti a risultati molto diversi da quello che potrebbe accadere con lo stesso libretto, ma tradotto in lingua italiana.